La ZES sarà operativa prima che le Camere siano sciolte, parola di Mario Oliverio. Il governatore della Regione Calabria ha presentato il contenuto del decreto che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni firmerà nei prossimi giorni, quello con cui sarà varata la zona economica speciale in Calabria. Al suo fianco l'assessore regionale alla logistica Franco Russo, il quale ha ripercorso tutti i passaggi che hanno portato alla prossima approvazione del decreto. Adesso dobbiamo vedere la versione finale del DPCM, perché la versione finale del DPCM dovrebbe dare conto delle indicazioni che abbiamo dato noi, degli inserimenti che abbiamo previsto, e quindi diciamo, è stato un avanzamento notevole, ma con un confronto serrato. Due giorni veramente di confronto serrato a Roma hanno portato secondo me dei risultati importanti per il nostro territorio e per le possibilità che ci si presentano adesso con la ZES. Quindi per ora è un risultato molto positivo, vedremo il DPCM nella sua versione finale. Le modifiche annunciate da Russo e Oliverio riguardano soprattutto l'estensione geografica della ZES, il nodo su cui per mesi si è discusso dopo l'annuncio di assegnare l'area a Gioia Tauro. Sfruttando le prescrizioni europee sulle ZES, il cardine di quella calabrese sarà il nesso economico-funzionale tra i territori che di fatto ha permesso di ampliare i confini a zone geograficamente non connesse. Un esempio su tutti l'aeroporto di Lamezia Terme, per il quale è previsto un inserimento nei vantaggi della ZES. Secondo ZES non esiste per definizione, perché la Regione Calabria può avere diritto a una sola ZES, perché c'è una sola autorità portuale, un solo portogorre e quindi una sola ZES. Il problema è che all'interno della ZES ci possono essere delle aree differenziate, quindi le aree differenziate devono far capo alle grandi infrastrutture territoriali. Pensiamo a una delle infrastrutture territoriali, per esempio potrebbe essere la realtà aeroportuale. Adesso stiamo aprendo proprio, e questo l'abbiamo ottenuto, dovrebbe essere il nuovo DPCM. È chiaro che se c'è la possibilità di aprire la realtà aeroportuale, è chiaro che un candidato naturale non può che essere l'area di Lamezia. La ZES Calabria avrà un'estensione di 2.000 ettari, superando la prescrizione che ne limitava i confini a 1.400.